Zafò, in collaborazione con Damiano Concessionaria Pneumatici, in via Bari chilometro 3, a Foggia. Da Dario Porte Blindate, via di Salsola 28, a Foggia. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno Seconda Traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Muimar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Ne hanno scritte tante di canzoni, e tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zafò, 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 assieme tutte quante alla cantata. Zafò, 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 o campo che se no che fine fa. E forse già cia cia, e noi la mabriaca, un coro riempie il cielo, tutto quanto ma cantà. Zafò, 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 assieme tutto quanto ma cantà. Zafò, 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 o campa che se no che fine fa. Zafò, 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 assieme a tutte quante andiamo a cantare. Bene, sono le 21:08 minuti in diretta dallo studio 1 di Teledauna, parte la puntata numero 33 di Zafò. Per commentare insieme questa sconfitta probabilmente inaspettata del Foggia a Cosenza, dopo 5 vittorie consecutive che avevano riportato entusiasmo qui in casa rossonera. Parleremo di questo e di tanto, guarderemo anche delle immagini importanti, commenteremo diversi argomenti, insomma la puntata a mio avviso è imperdibile, quindi restate con noi. Al mio fianco questa sera ritrovo con piacere Erika Murgola. Buonasera. Buonasera. Che è stata, che fascia hai preso l'anno scorso al concorso? Miss Rossonera Web. Miss Rossonera Web, ma è stata compagna di viaggio insieme ad Alberto Mangano nell'area di Natale. Te lo ricordi, sì, Aria Natale? O hai già dimenticato? Sì, sì. C'è stata una, sì, una trasmissione. Considerando il freddo di questi giorni. Aria di Natale, ma no, quella originale, non questa attuale. Va bene, Erika, vogliamo presentare i nostri ospiti? Certo, partendo dalla mia sinistra, Armando Borrelli. Buonasera a tutti, sì, ben ritrovati. Sto facendo cenno a Antonio Di Donna che ci ha raggiunto, che si può accomodare. Nel frattempo, scusami Armando, mi sono distratto un attimo. Non c'è problema, sì. Ben ritrovati. Alberto Mangano. Alberto, buonasera. Grazie per essere buonasera qui con noi, nonostante le tue condizioni fisiche precarie. Sei tra quelli che si è fatto fregare dagli sbalzi di temperatura. Vabbè, che un po' di neve ha fatto, insomma, niente di particolare. Niente di che, il 25 aprile un po' di neve ci può stare. Daniele Campaniello, agente FIFA. Bentornato, bentornato Daniele. Tu adesso lì hai un ruolo importante, quello che è stato vice di Giovanni Bucaro. E quindi ci aspettiamo molto dalle tue competenze tecniche per spiegare nei dettagli quello che accade sui campi di Lega Pro e soprattutto sui campi dove è impegnato il Foggia. Mentre alla mia destra, Aristide Guerrasio. Buonasera, bentornato buonasera, Aristide. Ciao Lello. Bentornato a Zafò. E Antonio Di Donna. Ciao Lello, Antonio. Il vice di chi?
nessuno. Tu non sei vicino, ma adesso hai appena tolto il pigiama, perché adesso sì, vedo ancora che ti stai risistemando. Stavo vedendo la Champions, poi me l'ha venuto. Ah, c'è la Champions? Sì. La Juve credo gioca, no? No, la Juve ormai ha vinto il quinto scudetto consecutivo, quindi è impegnata a festeggiare. In questo momento sta festeggiando altrove. Per vostro rispetto non ho portato nulla di bianconero, voglio rispettarvi fino in fondo. Intanto, parlando di cose serie, tutto a posto, ti sei ripreso dopo il brutto incidente post Cittadella, e questo è importante. Piano piano, diciamo che il decorso va bene. Perché vengono dopo i dolori, al momento non ci penso. Purtroppo però, sì. Però purtroppo possiamo raccontarlo. Sulla botta a caldo. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare anche a nome degli altri ragazzi che erano con me in quella macchina, in quella brutta galleria, non ci vogliamo ricordare più, di ringraziare tutti quelli che comunque ci hanno testimoniato solidarietà, affetto in quelle ore particolarmente complicate. Beh, vabbè, era il minimo che si potesse fare. Mentre non ti sei ancora ripreso dallo shock della sconfitta del Foggia. Sai che quello è più difficile. Quello è un po' più difficile da metabolizzare. Va bene, e allora intanto come al solito lanciamo qualche rubrica della nostra trasmissione, come sempre interagendo con il sito calciofoggia.it, vi daremo la possibilità anche questa settimana di eleggere il migliore in campo votando attraverso il pagellone di Bonfitto Gioielli. Sì, il migliore in campo che al momento è Vacca con 7,33 di media, segue Angelo 7,13, Gerbo 6,61. Lanciamo il sondaggio, ma poi lo sottoporremo ai nostri ospiti nella seconda parte. Il Foggia sconfitta a Cosenza per 36%, poca cattiveria e determinazione, 124 voti, seguono 29%, l'ennesimo rigore inesistente a favore degli avversari, 26%, mancanza di concretezza, altro 9%. Già lo so che qualcuno degli ospiti mi dirà altro, ma io mi aspetto che ci sia qualcuno che dica altro, però giustificando che cosa è quest'altro, perché sennò mi lasciano sempre poi con mille perplessità. E allora, detto questo, io lancerei subito il primo break pubblicitario. Ricordo che ci saremo delle immagini, dei servizi, delle clip molto molto interessanti, in collegamento telefonico col direttore generale del Foggia Calcio, Giuseppe Tiso, per avere degli aggiornamenti su quello che è accaduto a Cosenza, anche per ciò che riguarda l'infortunio di Angelo, anche lo stato di salute generale della squadra, insomma tanti argomenti con i nostri gentilissimi ospiti. Fra poco. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gizzi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Thank you.
Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche, da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Come sempre gli amici del sito www.miticochannel.com che ci danno la possibilità di essere seguiti anche dai tifosi che ci guardano da molto lontano, oltre la Puglia, e sono in tanti anche dall'estero che riescono a seguire la nostra trasmissione. Tu invece volevi salutare? Damiano Concessionaria Pneumatici, via Bari, chilometro 3 a Foggia. La sicurezza parte dai pneumatici. Affidati alla professionalità e alla competenza di Damiano. E allora noi intanto andiamo a vedere cosa è successa nella 32esima giornata del girone C di Lega Pro. Sì, il Benevento espugna anche Martina con un gol anche abbastanza fortunoso e si mette in condizioni di poter forse festeggiare settimana prossima. Casertana-Andria 1-0, altro risultato sfavorevole al Foggia, dato che la Casertana ci aggancia al, diciamo che hanno vinto tutti, a quota, diciamo, 59. Cosenza ci batte 1-0, Matera-Ischia 4-1, risultato che costa la panchina all'allenatore dell'Ischia, viene richiamato Bitetto. Juve Stabia, Lupa Castelli Romani 4-2, la Juve Stabia dovrebbe essere partita un po' strana questa, eh? Definitivamente Juve vinceva salva. Poi alla fine del primo tempo vinceva la Lupa Castelli Romani e vabbè, si è giocato anche prima della partita evidentemente. Catania Melfi 1-0, fa delle illazioni. No, si è giocato nel senso che così si scherzava, ecco, prima della partita. Sì. Catania Melfi 1-0, risultato che comunque non mette in tranquillità il Catania, perché il Monopoli espugna Catanzaro vincendo 2-1, Lecce Paganese 1-0, 3-3 nel derby tra Cragasse e Messina. Bene, e allora andiamo a vedere la nuova classifica che ai noi relega il Foggia adesso in terza posizione, ma ancora disputerebbe, se finisse oggi il campionato, i play-off di Foggia, praticamente a due giornate dal termine della stagione regolare. C'è la certezza matematica di non poter più raggiungere la promozione diretta, in quanto il Benevento dista ormai 7 punti con due giornate da disputare. Il Lecce ci supera, arriva a quota 60, ma ricordiamo che è in svantaggio negli scontri diretti, quindi in caso di arrivo a pari punti il Foggia sarebbe secondo. Foggia che insieme alla Casertana è 59, e Cosenza rimane in vita con le proprie speranze playoff a 56. Come dicevo precedentemente, il Catania non è ancora certo di evitare i play-out, perché si trova a 35 assieme a Monopoli e Catanzaro. E allora intanto diciamo che sarebbe bastato un punto al Foggia per garantirsi matematicamente la disputa dei playoff, però purtroppo così non è stato. E allora intanto Daniele, possiamo dire che il Benevento a questo punto meritatamente è al primo posto, a guardare lo score, è la squadra che ha perso di meno, credo soltanto tre partite, sì. È quella che ha vinto di più e quindi alla fine questi sono numeri. I numeri sono dalla parte sua, perché tre partite non le ha perse nessuno, e non solo nel girone nostro, sì, anche negli altri due gironi. Il Cittadella ne ha perse 4, la Spal 4, e nel girone della Spal anche Pisa e Maceratese hanno perso 4 partite. A 19 partite vinte, nel girone nostro non ha fatto nessuno, certo, meglio.
20 reti subite, che è la, praticamente la seconda difesa di tutta la Lega Pro. Noi abbiamo l'Andria che ne ha presi 16 di gol ed era, è stata per un po' anche la migliore difesa d'Italia. E, però a parte l'Andria, il Benevento anche rispetto a Cittadella e Spalle, che sono le due squadre che sono già in B, ha dei numeri nettamente superiori a, a questo, diciamo, a livello difensivo. Perché poi Spal e Cittadella hanno dei numeri sia di partite vinte, la Spal ne ha vinte 20, del Cittadella 22, si vede poi dai punti, certo, che sono molti di più rispetto al Benevento, e dei gol fatti queste due squadre poi distanziano il Benevento. Però nel girone nostro c'è un dato che fa capire bene la forza di questa squadra, è il fatto che non perdono una partita dalla penultima di andata. Persero a Lecce. Forse quella fu una partita che fece pensare che il Benevento fosse una squadra ancora una volta con qualcosa da mettere dentro per poter raggiungere l'obiettivo. Invece da lì poi loro non si sono più fermati, hanno perso tre partite tutte nel girone d'andata e persero col Melfi 3-0, una sconfitta pesantissima nel girone d'andata alla quinta. Poi Caserta e Lecce. Caserta e Lecce, esatto. E poi però insomma, Caserta è strano che abbiano perso due. No, bella azione. No, vabbè, sarà una questione di vicinanza più che altro. Geografica. Geografica, ecco. Assolutamente, non, perché per sono altro, campane tutto. Non per altro, non per altro. Aristide, in effetti forse è stata la continuità l'arma in più del Benevento rispetto a tutte le altre concorrenti. Cioè, mentre le altre hanno conosciuto dei periodi medio lunghi, diciamo, di difficoltà, il Benevento, ecco, a parte queste tre sconfitte, poi per il resto lo abbiamo detto in altre circostanze. Poi naturalmente quando il Foggia è riuscito ad ingranare finalmente la marcia che noi attendevamo dall'inizio del campionato, quindi delle 5 vittorie consecutive, abbiamo sperato di nuovo di poter raggiungere il primo posto legittimamente, perché poi non è che è stata una, e non era una speranza campata in aria. E in ogni caso, tutto sommato, quando abbiamo affrontato le prime della classe nelle partite secche, a mio parere abbiamo dimostrato di non essere seconde sulla partita secca. Quello che dicevi tu è giustissimo, sì. Lello, il problema è che noi l'abbiamo detto all'inizio del campionato, ci trovavamo qui con Antonio, proprio dicevamo, molti consideravano il Foggia favorito, io e te dicemmo che probabilmente la presenza di alcuni giocatori abituati a vincere, te lo ricordi? Certo, con un allenatore abituato a vincere avrebbe potuto fare la differenza. Questo anche per contestare qualcuno che considerava l'eventuale promozione del Foggia diretta qualcosa di normale. Qualcosa di normale non erano, intanto da un punto di vista per me tecnico, perché non eravamo inferiori a nessuno, ma secondo me anche come, diciamo, tra virgolette, come organico, e parlo di tutti i giocatori, 19-20 giocatori, siamo sullo stesso livello di altre squadre. Purtroppo è inutile andare adesso a ricordare perché e per come, siccome si fa una considerazione, io lo so, nella prima parte del discorso, sì, di sì, carattere sì. Poi generale, ci torniamo sul Foggia, poi ci fermiamo, cioè, sul Foggia. Io penso che il Benevento abbia dimostrato sul campo di meritare il primo posto. Quello che è successo invece ultimamente, le polemiche fuori dal campo, secondo me sono, diciamo, da considerare avulse da un discorso invece più propriamente del campo. Fuori dal campo io credo che sono stati anche dei bravi provocatori, consentimi, sì, perché hanno capito che il Foggia era l'unica squadra obiettivamente che poteva, se senza quelle amnesie che sono durate all'inizio del campionato e dopo, era l'unica squadra in grado di competere a conti fatti con il Benevento. Allora loro l'hanno messa anche un po' sulla caciara, quando, diciamo, che sono stati anche un po' istigati. Sono stati anche istigati, esattamente, certo, dalla parte rossonera, che sappiamo perché quello che è accaduto. Perché no? Poi ritorniamo, tu lo sai, Lello, rispetto anche ad una piazza,
al di là del, diciamo, delle considerazioni che abbiamo fatto di un clima, ti ricordi dopo Ischia che tu dicesti questa squadra la vedo fin troppo nervosa, ed era quella una considerazione giusta la tua, Antonio, ma secondo me anche la piazza che attende ormai da 20 anni questo obiettivo che ci manca, che manca ad un'intera generazione, se non a più di una generazione, Lello. Quindi comunque sia la vittoria in prima battuta, sia la vittoria, io me lo auguro, non voglio dire nulla, ma speriamo di, io credo che sarebbe comunque un risultato straordinario. Straordinario, va detto con chiarezza, cioè non deve passare per normale qualcosa che comunque no, certo, è certo. Straordinario. Il calcio riscontato questo, non c'è niente. Certo. Ma non solo, ripeto, che possiamo giocarcela e questo è scontato, ma secondo me in questa piazza sarà comunque più complicato, perché da tempo attendiamo questo risultato e quindi ogni partita è carica anche di ulteriori aspettative che su alcuni calciatori e in un certo contesto possono anche pesare un po' di più che in altre situazioni. È vero che il Benevento ha sbagliato 4 anni consecutivi dopo aver investito un sacco di quattrini, però noi probabilmente abbiamo questo desiderio e anche il numero di spettatori che portiamo allo stadio rispetto per esempio proprio al Benevento dimostra questo discorso qui. Quindi a mio parere, ripeto, Benevento ha meritato sicuramente, ma è stato anche facilitato da un clima che ci siamo creati in verità, diciamo, anche, da tutti, dagli avversari in generale, anche noi, certo, e comunque da una certa discontinuità della Casertana, del Lecce e delle altre squadre, che ha favorito naturalmente un allenatore sul campo bravo e dei giocatori pronti, perché abituati a vincere e a giocare per certi obiettivi. Sicuramente meno spettacolare, ma sicuramente più proficuo per quanto riguarda i risultati. Il Lecce, Antonio, stentatamente però è riuscito a riagguantare, anche per colpa del Foggia, la seconda piazza. Però il Lecce, pur essendo nel momento meno positivo del campionato, non è crollato. Bravo. Verticalmente. Forse anche in virtù di un calendario più favorevole, perché magari incontrare la Paganese alla penultima di campionato, anche se poi mi sa che la Paganese non è neanche sicura di salvarsi, quindi comunque doveva giocare col coltello tra i denti alla Via del Mare, però ha saputo incamerare punti importanti nel momento oggettivamente meno positivo della stagione, ed è quel punticino che adesso fa la differenza rispetto al Foggia. E secondo me, in via molto teorica, tiene aperti i giochi anche per la corsa al primo posto. Ricordiamo che il Benevento in realtà sul campo il campionato l'avrebbe già vinto, perché pesa anche il punto di penalizzazione. Anche se che chissà quando è uscito fuori poi quel discorso di possibili penalizzazioni, no, ma sono molto aleatorie, è quasi fantacalcio, mentre è molto probabile che gli venga restituito anche quel punto di penalizzazione. Sta di fatto che al Benevento il prossimo fine settimana al Benevento basterà, caro Alberto, un solo punticino, quindi giocando in casa, seppur contro la seconda in classifica. Il Benevento ha meritato, perché una squadra che batte 6-0 una diretta concorrente, e penso che alla fine una squadra che viene a Foggia e riesce... C'è un certo sarcasmo. No, se viene a Foggia e pareggia. Con un rigore netto. Con il nettamente fuori. Il signor, mi sembra, Marinelli di Tivoli, che è stato designato, adesso festeggerà insieme al Benevento. Non lo so, insieme al Benevento, il designatore di Lecce, insomma, non, qua insomma un po', ecco, torniamo seri. Voglio dire, ci sono degli episodi che comunque hanno favorito il Benevento molto più di quello che il Benevento volesse far credere, che invece non era così. Prima abbiamo analizzato i numeri. Però i numeri sono questi, e davanti ai numeri noi ci inchiniamo. Adesso poi analizzeremo altri numeri. È anche vero che se... Perché se 5 sono gli scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, sono anche 5 i rigori sbagliati dal Foggia.
Quindi, giusto, scusate se mi sono permesso di citare i 5 scudetti, ma era giusto per agganciarmi. Sì, ci sono squadre che hanno vinto 5 trofei nello stesso anno, ma questo sempre per restare col 5. Come è possibile nello stesso anno? No, è simpatico l'accostamento rigori Juve piuttosto. No? A Firenze c'è stato un rigore. Allora ci sono rigori e rigori, noi non dobbiamo parlare del fuoco. I rigori hanno. Va bene, parliamo dopo. Era, io mi volevo solo agganciare agli episodi. È vero che a volte siamo stati sfavoriti, ma altre volte ci siamo sfavoriti da soli. Però chiudiamo il discorso relativo alle altre squadre. Chiudiamo il discorso relativo alla 32esima giornata, sempre riguardando le altre squadre, andando a vedere tutti i gol della giornata. Altro passo del Benevento verso la Serie B. La Strega si impone 1-0 a Martina Franca grazie a un gol di Mazzeo alla mezz'ora e si porta una sola lunghezza dalla matematica e storica promozione. Il Foggia invece cade 1-0 a Cosenza, condannato da un rigore di Lamantia al 71esimo e da uno straordinario Perina, capace di ipnotizzare Iemmello in più circostanze. I Satanelli cedono il secondo posto a Lecce, vittorioso 1-0 sulla Paganese. Decisivo De Feudis al 60esimo. Il Foggia è anche raggiunto al terzo posto dalla Casertana, che di misura supera la Fidelisandria. A segno negro, dopo 5 minuti. Ritrova il successo il Matera, 4-1 all'Ischia. Gara già chiusa nel primo tempo con il gol di Infantino al 7esimo. Armellino al 19esimo. E ancora Infantino al 40esimo. Nella ripresa c'è gloria anche per Casoli al 50esimo, mentre al 91esimo Moracci firma il gol della bandiera. Spettacolare 3-3 nel derby siciliano tra Agregas e Messina. Peloritani avanti con Tavares, che sigla una doppietta con le reti al terzo e al 45esimo. Al 50esimo Zibert riapre il match, poi Leonetti al 75esimo e Di Piazza al 79esimo firmano pari e sorpasso. All'89esimo Gustavo evita la beffa per il Messina. A centro classifica la Juve Stabia si impone 4-2 sulla Lupa Castelli Romani. Al secondo minuto vantaggio di Nicastro, poi Amaranto Celeste ribaltano la situazione con Plush al nono e Morbidelli al 19esimo. Nella ripresa l'inerzia del match cambia ancora con Obodo al 68esimo, Diop al 75esimo e Nicastro a 1 dalla fine, che regalano il successo alle Vespe. In ottica salvezza, vittorie fondamentali per Catania e Monopoli. Gli Etnei battono 1-0 il Melfi con un gol di Ruzzotto al 7esimo, mentre i biancoverdi passano 2-1 a Catanzaro. Sono i giallorossi però a sbloccare il risultato con Agodirina al 41esimo, poi Croce al 53esimo e Ferrara al 93esimo sovvertono le sorti del match. Beh, tanti gol, anche qualche gollonzo, però questi sono stati tutti i gol della 32esima giornata del campionato di Lega Pro Girone C. Adesso noi ci fermiamo per un secondo break pubblicitario e dopo attiveremo il collegamento telefonico col direttore generale del Foggia Calcio, Giuseppe Tiso. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Revisioni non è solo un professionale centro revisioni veicoli, motoveicoli e ciclomotori, ma anche un'attrezzatissima officina specializzata nel montaggio di impianti a gas e GPL, di block shaft e block system, di ganci traino, nonché officina autorizzata Arval. Sud Revisioni è anche specializzato nella vendita e montaggio di pneumatici e carrelli. Sud Revisioni al tuo servizio anche per la ricarica di aria condizionata e il disbrigo di pratiche auto e passaggi di proprietà. Tutto questo in un nome solo, Sud Revisioni SRL a Foggia in Corso del Mezzogiorno, seconda traversa. Louis Mar Café Lounge Bar. Cordialità, simpatia e qualità del servizio. Louis Mar Café per festeggiare i vostri piccoli e grandi eventi nei suoi ampi locali e la vasta area all'aperto riscaldata nel periodo invernale. Louis Mar Café è anche locale Mediaset. Louis Mar Café ha la pagina ufficiale Facebook. Louis Mar Café non è una scelta qualsiasi. Louis Mar Café è il posto giusto.
cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate Daddario è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Rieccoci, e allora abbiamo credo già al telefono il direttore generale del Foggia Calcio, Giuseppe Tiso. Direttore, ci sei? Sì, buonasera. Oh, direttore, allora giusto il tempo di leggere il cartello di Alberto Mangano, che questa volta ha voluto farlo in italiano. Ecco, una cosa un po' calma più... e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Sei d'accordo, direttore, su questa affermazione del cartello? Sì. Bisogna stare calmi e soprattutto con sangue freddo cercare di raggiungere l'obiettivo, però bisogna stare calmi. Allora, direttore, che cosa è successo intanto prima della partita a Cosenza, visto che per l'ennesima volta in trasferta a Foggia succede sempre qualcosa di strano, non so perché. Va sempre male ultimamente quando andiamo fuori. Niente, cioè abbiamo avuto un problema tecnico, diciamo, più che altro. In pratica noi abbiamo mandato la lista degli accrediti la sera del sabato, diciamo, la società del Cosenza doveva girarla alla questura che in genere fa gli accertamenti per vedere se all'interno ci sono persone che non possono accedere, gente che ha il diaspora, perché succede che molto spesso qualche altra società ha inserito persone che non potevano, e quindi hanno fatto degli accertamenti, non hanno avuto il tempo materiale per poterlo fare, e quindi hanno dato la possibilità alla società, alla questura di Cosenza, di poter emettere soltanto 15 accrediti per la moglie del socio Cucci, per il figlio di Luca Leccese, per i parenti di Franco e Fedele Cannella, che c'è il fratello, il cognato, i nipoti, per i parenti del presidente Fari e per tutti gli amici e parenti dei calciatori. Non è stato possibile avere accesso. Quindi un viaggio inutile, tanti chilometri per restare fuori dallo stadio. Tanti chilometri che hanno fatto, ci dispiace, ma la colpa non è assolutamente nostra. Certo. Ci sono trovati costretti neanche a poterla vedere. Qualcuno è riuscito a trovare una possibilità di un alloggio, non alloggio, diciamo così, di un posto in un hotel per poterla vedere. Ah, ho dovuto fare tanti chilometri per vedersela poi in televisione. Direttore, sono Antonio. Volevo dire che siamo stati contattati anche da tanti tifosi che dicevano che al danno si poteva aggiungere la beffa, cioè che rischiavano addirittura il daspo. Beh, un primo momento si era parlato anche di questo, perché se non hai il biglietto di accesso allo stadio, certo, allo stadio non hai vinto, quindi ad avere, però uno poteva andare tranquillamente a Cosenza per farsi una semplice passeggiata, certo,
quindi non era dovuto, quindi neanche sono stati portati. Qualcuno è arrivato vicino ai pressi dello stadio, però è rimasto comunque. Quindi non c'è questo rischio ad oggi, insomma. Ma sembra proprio di no. Sarebbe paradossale. Spero di no, perché sarebbe veramente una beffa, diciamo. E allora, direttore, un Foggia un po' sottotono, come non lo si vedeva da un po' di settimane, dopo 5 successi consecutivi, siamo ricaduti purtroppo in una prestazione che ci riporta indietro di un mese e mezzo circa. Beh, Lello, proprio sottotono non direi, se penso che tutti voi avete visto questa partita, avete avuto la possibilità di poterla vedere. Non è che è stato proprio un po' già sottotono, abbiamo tenuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita. Loro un tiro in porta hanno fatto che attraverso il calcio di rigore poi altre situazioni difficili o di pericolo a noi non ne hanno create. Noi abbiamo giocato, non abbiamo avuto forse la lucidità giusta per fare gol. Però la partita ha fatto il Foggia. Sì, 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 dicevo sottotono rispetto alle... Nella propria area, non è che era facile poter fare azioni e la possibilità di entrare per fare gol. Quelle poche azioni, diciamo così, che abbiamo avuto, dovevano essere, potevano essere, diciamo, sfruttate meglio, diciamo così. Eh sì, purtroppo sì. Vabbè, poi parleremo poi più avanti anche dell'ennesimo abbaglio arbitrale, ma questo lo faremo dopo. Un'ultima cosa, direttore, di Angelo che cosa si sa a proposito dell'infortunio? Di Angelo dovrebbe avere un problema alla caviglia, però stiamo ancora vedendo le ultime, aspettiamo l'esito di un risonante che andrà a fare domani per avere la certezza dell'infortunio che ha subito. Da quando ci dicono i fisioterapisti, lo staff tecnico, lo staff medico, non dovrebbe essere nulla di grave. Vabbè, speriamo che non sia come per gli altri giocatori del Foggia, che insomma, dei quali ormai si sono perse le tracce, si parlava, non so, di gli altri giocatori del Foggia. De Josa, sempre... tutto un girone proprio saltato completamente, a Martina credo non sia ancora disponibile. Lanzaro, stesso discorso, Viola, stesso discorso. Quest'anno, insomma, un po' di sfortuna sul recupero degli infortunati c'è stata, diciamo così. Poi, vabbè, poi analizzerete meglio con calma quello che è accaduto da questo punto di vista. Sta di fatto che purtroppo con una rosa così ampia, soprattutto in certi reparti, il Foggia si ritrova con i giocatori contati. Cercheremo di recuperarli per l'inizio dei playoff, diciamo così. Speriamo bene. Allora, se ci sono domande ancora per il direttore, ringraziamo come sempre per la gentile disponibilità. Direttore, ci vediamo allo Zaccheria sabato allora. Va benissimo, un saluto a tutti. Buona Ciao. Settimana, Zaffo. E allora, sì, e poi il discorso infortuni magari lo ritireremo fuori di nuovo, perché effettivamente da questo punto di vista questa è stata una stagione assurda. E allora andiamo a vedere, per introdurre gli altri argomenti, la Gazzetta di Zafò, il nostro primo quotidiano che abbiamo in esclusiva soltanto qui, la Gazzetta di Zafò. E ringraziamo il direttore, che è Francesco Ricci, anche che adesso dottor dobbiamo chiamare Francesco. Dottor Francesco Ricci, che ha conseguito la laurea nella settimana scorsa, e quindi davvero auguri e complimenti, un altro componente della redazione di Calcio Foggia che diventa dottore a poche settimane di distanza da Antonio Di Donna, e a qualche anno di distanza da chi sta, ma solo perché è un po' più giovane, Armando Borrelli, ci arriverà un po' più avanti. Ritorniamo intanto alla Gazzetta di Zafò. Il Cosenza segna un rigore, il Foggia ne sbaglia due. Antonio, perché il Foggia ne sbaglia due? Perché hanno voluto titolare così, secondo te? Forse perché c'era anche la respinta di... No, perché l'occasione di Agnelli equivale ad un calcio di allora rigore. Forse tre. Tre, beh, vabbè, sulla ribattuta... No, sì, ha esaltato ancora di più i riflessi di Perina, che ogni volta che trova il Foggia si ricorda, insomma, di sfoggiare la migliore prestazione possibile e immaginabile.
Ma questo siamo abituati. Però boh, non lo so se è il caso di racchiudere tutto negli episodi, perché comunque su Cosenza Foggia si può fare un'analisi che può essere comunque indicativa, sembra quasi una fotografia del campionato del Foggia, non di tutto il campionato ma di buona parte del campionato. Sono perfettamente d'accordo con il direttore che prima diceva che il Foggia aveva avuto il pallino del gioco nelle sue mani. A me è sembrata tantissimo la partita di Catania, dove il Foggia dominò il lungo e il largo sul piano del gioco e non tirò mai in porta. In quella circostanza però il Foggia non fu punito da un episodio, poi parleremo del rigore che magari non c'era. Questa cosa non si allora, su un'analisi della gara presenza. Ci arriviamo subito. Restiamo ancora sull'argomento rigori, vedendo questa clip realizzata da Armando Borrelli, che insomma è proprio sul tema, sull'argomento. Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Vino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Fino a non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E beh, 5 rigori sbagliati, 2 da Iemmello, 2 da Sarno, 1 da Agnelli, che probabilmente peseranno non poco sul destino finale di questa stagione. E cosa potrebbe rappresentare, Daniele, quasi un record forse? Beh, difficile. Rigori sbagliati in una stagione. Sì. Beh, allora bisogna anche dire che comunque il Foggia ne ha avuti anche tanti di rigori, quindi il che significa che una squadra molto presente nella metà campo avversaria e anche nell'area di rigore avversaria. Poi certo il discorso dei rigori, io ricordo il Napoli dell'anno scorso con Higuain, a volte sono anche delle stagioni che vanno storte. Poi ognuno di quei 5 rigori ha una storia a parte. Sentivo Armando che diceva a proposito di Pisseri in una stagione, sicuro Perina io lo conosco perché è un giocatore cresciuto nel Vivaio del Bari. Sì. Un ragazzo di Andria, cresciuto nel Vivaio del Bari, e lui ce l'ha avuto sempre come specialità questo. Cioè, lui è giovanissimo tra l'altro, ancora. Cioè, è un 92, è un 92. Per un portiere è anche ma lui ce l'ha avuto sempre questo. Lui è poi un portiere che ha fatto esperienza anche da giovane, lui andò a giocare come under in eccellenza a Trani, vinse il campionato di eccellenza, è un giovane ma con esperienza, insomma, diciamo così. E comunque ti ripeto, Perina è uno che ce l'ha questo, sono delle doti, sì sono delle doti, la capacità di restare in piedi fino all'ultimo, di intuire qualche gesto che ti possa far capire dove vuole indirizzare il pallone l'attaccante, sono qualità che ha un portiere. Certo. E di Pisseri tu che volevi dire? Mettimi due statistiche. Una, il Foggia ha tirato 9 rigori, ne ha sbagliati 5, segnati 4, una media del 44%, quasi 45. Pisseri ha avuto contro 6 calci di rigore, ne ha parati 5, l'unico che non ha parato è quello di Mazzio del Benevento. Annaccia la miseria, un accanimento proprio contro il Foggia. Invece Lello, per esempio, quello con la Paganese lì gioca con un portiere con un ragazzino. Cioè, hanno poi tutti una storia diversa, sebbene poi sia il portiere anche dell'under di Lega Pro, perché comunque è un portiere di qualità, è un portiere bravo, però insomma era un ragazzino. Insomma, certo, ecco, che quest'anno non abbiamo un buon feeling con i rigori. Vediamo anche questa, il titolo dell'altra testata giornalistica nostra, che è Tutto Zafò, ancora un abbaglio. Sì, perché anche a Cosenza, purtroppo, come è successo in casa col Benevento,
e come è successo in casa con l'Acragas, giusto per ricordare quelli più recenti, davvero il Foggia è stato penalizzato dagli abbagli arbitrali. Allora, andiamoli a rivedere insieme in questa clip realizzata da Armando Borrelli, questi abbagli. Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. E allora anche questo, l'ultimo di Cosenza, come vedete è un fallo al contrario, perché chi l'ha subito è Coletti, non Arrighini, però vabbè, è andata così, e sono tanti i torti subiti, sarà contento Auteri che invece pensa che sia esattamente il contrario, contento lui. E allora, per restare in tema di episodi, restiamo sulla partita di Cosenza, andatoci a vedere insieme proprio alla Moviola quello che sì, è accaduto, i due rigori. Andiamo a rivedere il primo episodio, che è quello del calcio di rigore assegnato al Cosenza. C'è Arrighini che parte, trattiene per la maglia, lo vedremo meglio nel film, nell'immagine, insomma, qui c'è una netta trattenuta di Arrighini su Coletti, che poi perde il passo, inciampa e fa cadere a terra l'attaccante del Cosenza. Cioè le mani di Coletti sono liberissime, quindi non ci può essere, non c'è trattenuta di Coletti nei confronti di Arrighini. Coletti, che è stato furbo l'attaccante del Cosenza, da Arrighini fa cadere, Arrighini che fa cadere Coletti. In questa categoria bisogna essere anche un po' furbetti, e di avversari ne abbiamo trovati diversi di furbetti, vabbè, anche perché paradossalmente anche quando cade Coletti tocco fondamentalmente non sembra nemmeno quasi esserci. Posso dire una cosa? Sì. Il tocco c'è adesso, se voi andate un frame avanti il tocco è adesso, cioè per me questo è rigore. Tu dici? Il tocco è adesso. Adesso, sì, ma prima c'è la maglia strappata. Sì, lo so, ma se è sbilanciato, è un vantaggio sul pallone. Se è quasi un vantaggio sul pallone, io non la penso così. Per me è uno spalla contro spalla, e no, oltretutto l'attaccante era in vantaggio. No, cioè, no, ma la spalla, spalla e spalla non c'è proprio contatto. Tant'è vero che le mani sono libere di Coletti, e se è inciampa è proprio perché tira la maglia, lo so, forse per l'arbitro non era facilissimo facile, non era facile da vedere. Io, chiaro, dalle immagini televisive è netto il quello degli errori che abbiamo fatto vedere prima. Che... Sì, ma c'è il collaboratore dall'altra parte. Ma era coperto, però era coperto esattamente dalla parte. Ha detto come dinamica, io vedendola, diciamo, vedendolo ad occhio nudo, così senza il replay, a velocità normale. Sì. In effetti sembrava. No. Mi sembrava rigore. Più che altro, mi sembrava quando rigore. Poi parliamo di episodi, no, perché va detto l'uno e l'altro, sembrava un déjà vu, perché a Caserta la situazione era simile, appunto. In quella circostanza forse andò bene al c'era Foggia. Un po' più rigore. Sì, sì. Beh, vabbè, quello sì. Qualche volta ci è andato anche bene. Sì. Passiamo al secondo evento da Moviola, c'è la palla che viene allargata sulla sinistra, parte un cross e vediamo che c'è Blondet che trattiene Iemmelo e Arrighini che stende falsamente un rigore, almeno se lo possono dare, sì. Su due falli, perché c'è sia su Iemmelo che su Angelo, e questo poi è costato anche l'infortunio di Angelo, esatto, che è dovuto uscire inizialmente, addirittura portato in braccio dai... ma lì c'è proprio un pestone, se si vede nel primo piano, con i tacchetti sulla caviglia di Angelo, sì. E deve forse si vede più in questa inquadratura che in quella ristretta, perché l'intervento di Arrighini è in ritardo, possiamo andare avanti con il frame perché l'intervento è questo intervento qui, cioè un intervento inutile, sì, perché no. Arrighini non pallone potrebbe, assolutamente non potrebbe mai toccare il pallone. Sono netti tutti e due, sì. Perché il primo Iemmelo aveva preso posizione
e quindi è evidente che il rigore non poteva non essere dato, perché non ha pensato al pallone, ha pensato soltanto a strattonare il giocatore. Ma il secondo addirittura, se vogliamo, è ancora più netto, come diceva. Sì, 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 perché... sicuramente il secondo è ancora. Ma in ogni caso, obiettivamente, diciamo, adesso guardando la questione, stiamo parlando della questione dei rigori, a me cosa mi preoccupa? Mi preoccupa in prospettiva playoff, cioè al di là di quello che è stato, perché poi non bisogna enfatizzare gli episodi negativi, perché come diceva Antonio, poi non bisogna guardare il singolo episodio, rispetto, anche se anche quelli sono importanti, soprattutto perché se succedono in momenti significativi dell'anno, ma a me preoccupa la questione playoff, perché non, dobbiamo ricordarci che rispetto al regolamento degli anni passati, quest'anno non è previsto i tempi supplementari e poi la vittoria della squadra meglio posizionata in classifica, sì. Se andrà ai rigori, perché sì, quando ci arriva il forza cambiano sempre le regole, c'è poco da fare. Cioè, anche l'anno scorso è Auterine, da quando hanno cambiato la formula, sì, da quando sono partiti con il quarto, con i tre gironi, sì, diciamo. Adesso è così. Quindi è più probabile poter arrivare ai rigori, io penso che è una questione anche, ce lo siamo detti, di testa. Di testa, certo. Perché non bisogna considerare, cioè quello è un momento in cui bisogna andare determinati, cattivi, sapendo che può capitare. E io non sono poi tanto d'accordo quando si dice è una lotteria i calci di rigore, sì, è una lotteria, ma diciamo bisogna arrivarci, chi è più freddo. Bisogna arrivarci nel modo giusto. Non ti devi allenare, non serve a nulla. Non serve a nulla. Serve la freddezza di chi riesce a battere senza troppi condizionamenti. Però Alberto, un precedente quest'anno ce l'abbiamo ed è positivo, quando ad Agrigento abbiamo superato il turno. Sì. Attraverso il rigore, Michele, sì, il rigore decisivo è un fatto mentale, sì. Per cui insomma alla fine secondo me non l'ha battuto neanche male Iemmello, è che Perina l'ha parato, quindi insomma a differenza di altri. Poi se andiamo ad analizzare, come diceva Daniele, gli singoli diciamo rigori, diciamo, poi sbagliati proprio di rigore, non è che ce ne sono tanti, diamo merito anche al portiere, non però ne avremo tanto. Come l'80% dei suoi precedenti. Diciamo anche, se dobbiamo dire le cose come stanno, che nella ribattuta Iemmello è stato anche infastidito da chi è arrivato, perché quello è un rigore che va ripetuto, perché il difensore sono entrati molto prima di quando era entrato prima, quindi, che poi di solito si lascia passare. Si lascia passare e poi Vignolo che te lo fa rimanere, però dico io, se dovessi tifare adesso per una squadra, se siamo entrati a parlare del Foggia più o meno fra poco. Ci siamo ci fermiamo sull'argomento rigori, dura tre ore. Salutiamo un attimo Erika, che è tornata a trovarci dopo essere stata con noi in aria di Natale, anche perché insomma, prima di vedere il pagellone volevo vedere anche qualche tua foto, perché è un ricordo ormai lontano, ma la finale di Miss Rossonera 2016 ormai è a breve, alle porte, e quindi tu sarai sicuramente tra gli ospiti, senza l'ansia di dover gareggiare, però un po' di foto le volevamo vedere, se non vi abbiamo colto impreparati. Eccole qui, intravedo qualcosa, qui dove sei? Al Mirage? Credo. Sì, al Mirage, in uno degli ultimi eventi. Cercate di rimettervi anche in forma, voi Miss Rossonera. Proviamo. Andiamo avanti con le foto. Ah, qui proprio un momento. Questa poteva tagliarla. Questa poteva, almeno la metà, lasciate solo la parte di Erika tagliando quell'energumeno a fianco, e poi ci sono altri scatti proprio nei nostri studi, proprio in occasione di aria di Natale, che abbiamo rivissuto il 25 di aprile, l'aria di Natale, sì. È stato un po' di neve. E allora, ritorniamo alla partita attraverso il pagellone. Così credo che sia sempre vacca. Vediamo anche i voti degli altri. 7,34, segue Angelo 7,14, ballottaggio per il terzo posto, Gerbo di Chiara entrambi a 6,62. Scorrendo verso il basso, naturalmente, i voti inferiori sono per Sarno, Iemmello e Agnelli su tutti. Siete d'accordo su questi voti al di sotto della sufficienza di alcuni calciatori, Antonio? No, Iemmello non credo, sì. Ha sbagliato il rigore, sì, sicuramente sarà pesato quello sul giudizio
però no, non mi è sembrato. Sta capitando che il calciatore che si assenta per infortunio per squalifica, la volta successiva, anche ad Angelo è successo, non è tornato come era, l'avevamo lasciato. Ma anche a Daniele è successo la stessa cosa. Io credo che Iammello abbia avuto oltretutto pochissimi palloni giocabili nella partita di Cosenza. Sono assolutamente d'accordo, però, col giudizio positivo per Vacca. Credo sia in testa, no? Capito male? Io non penso. Però Antonio, scusa, posso dirti una cosa? Io non penso che però De Zerbi, per come lo conosco, sarà molto contento della prova di Iammello, soprattutto non tanto il primo tempo, dove ha cercato soluzioni anche sull'esterno un paio di volte. Quando poi però ha sbagliato il rigore, ma anche un po' prima, durante tutto il secondo tempo, è ritornato un po' Iammello, un po' abulico, un po' privo di quella cattiveria. Ma non c'entra niente il rigore. Naturalmente, se avesse segnato il rigore, staremmo dicendo un'altra cosa. La mia impressione è che quando si arriva l'ultimo quarto d'ora a cercare il gol pareggio, il gol, noi cadiamo un po' spesso in alcuni errori, tra i quali vi è anche la incapacità del nostro centravanti, che è molto bravo, su questo non ci sono dubbi, che è bravissimo e che può fare tante cose, ivi compreso quello di poter giocare in una difesa schierata e poter difendere il pallone un paio di volte. Molte volte l'ultimo, proprio subito dopo il rigore o dopo il rigore, sembrava una palla da flipper, ritornava appena arrivava dalle parti sue, perché lui, secondo me, ha come incapacità ancora quella di tenere diciamo la posizione su difensori, su una difesa schierata con difensori che lo pressano in un certo modo. Non so se mi spiego, Lel. È più bravo quando diciamo c'ha più campo, c'ha capacità di defilarsi, e secondo me è il fisico in grado di poter fare anche quel tipo di, sì, però di su essere, questo su questo ci dovrà lavorare, ma ha provato, ma credo che sarà un po' difficile. Io invece con Daniele volevo analizzare l'assetto che ormai credo abbia trovato, quello definitivo, almeno sembrerebbe quello definitivo, che parte dalla difesa a 3, e quindi l'abbiamo detto all'inizio del campionato, per uno che vuole provare a mettere Coletti in difesa, credo l'abbiamo detto un po' tutti quanti, era prevedibile che ci si facesse la difesa a 3. Da questo punto di vista credo che ormai l'assetto è questo, magari può cambiare qualcosa un po' nella parte davanti, ma su questo credo che ormai abbia fissato dei paletti, no? Il mister del Zerbi, sì, su questo. Credo di sì. Che sia questo il modulo che convince di più, considerando il materiale umano che ha a disposizione? Beh, questa è una domanda che dovreste fare. No, più è una tua opinione. Sì, cerco perché, una tua opinione. Sì, 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 sì. No, nel senso che lui li allena. Sì, sì, sì. Lui li allena dalla mattina alla sera, insomma, ha un'idea. Io poi non faccio l'allenatore di me. Ma è anche frutto, se vogliamo, dei giocatori che gli sono rimasti. Parlavamo prima degli infortuni, ma in effetti in difesa ormai quelli sono i giocatori di cui può disporre, considerando le assenze di Agostinone, Lanzaro, De Giosa, Bencivenga è andato via, quindi quelli sono, e ci dobbiamo augurare che stiamo sempre bene e che non siamo squalificati. Beh, io credo che il Foggia, quando aveva preso Lanzaro, probabilmente era per giocare a 4, non per giocare a 3. Sì, 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 sì. Se chiedi una mia personale opinione, a me piace più giocare a 4. Diciamo, se fossi un tecnico, io, se rinascessi allenatore, giocherei a 4 in difesa. Ecco. Però, vabbè, anche lui vuol giocare col 4-3-3. No, era una battuta, naturalmente. Però non credo che, per esempio, la partita di ieri sia dipesa dal modulo. No, io stavo facendo, anzi, sì, ma io detto penso che invece dell'ultimo periodo, dal punto dell'ultima di vista, partita, cioè, lo vedo come un modulo positivo, sì, perché con i giocatori che ha a disposizione adesso. Sì, quello che fu un esperimento a inizio di stagione, quello di mettere Coletti a 4, credo che poi sia abortito subito. Abbiamo abbocciato tutti. Quindi, come dicevi, umilmente lo abbiamo bocciato tutti.
dal basso, no, ma perché poi no, non siamo dei tecnici, perché è coinciso con quelle tre partite, un punto che è stato il peggior, la peggiore ruolino che ha avuto il Foggia. Tre partite, un punto, è stato il peggiore. E credo che giustamente, come dicevi tu, per far giocare Coletti in difesa bisogna farlo giocare un po' come si giocava tanti anni fa, come se fosse un libero con due marcatori che poi sarebbero due angeli custodi, lo Iacono e Gigliotti. Tant'è vero che poi effettivamente i movimenti in difesa del Foggia, di solito con la difesa a tre si cerca l'ampiezza con gli altri due centrali, e i due difensori stanno sempre molto stretti. Noi l'ampiezza la cerchiamo sempre con i due esterni di centrocampo. Se mi permetti, a proposito della partita di ieri, effettivamente ieri due esterni, soprattutto di Chiara, restavano schiacciati sulla linea degli attaccanti, con Sarno e Mazza che erano, giocavano molto vicini a Iemmello, certo. E giocando così però eravamo piatti davanti perché c'erano cinque giocatori tutti sulla stessa linea. E con un Cosenza che poi il calcio si fa in tanti modi, Cosenza ha fatto una partita difensiva ottima e ormai le fanno tutti così. Ma dico anche, il problema dove se becca quel gol, no, di Agnelli, sì, ma quella era stato un errore in fase di impostazione, attenzione, però una cosa torniamo a quello che abbiamo sempre detto: il modulo voluto da De Zerbi deve essere realizzato con una certa velocità di esecuzione, sì, una certa primitezza, allora, parlavamo proprio in una trasmissione. Se vogliamo, già con l'Akragas forse ci ha salvato quel gol di Riverola, ma anche con l'Akragas il Foggia ha avuto difficoltà nel crearsi le occasioni. Già si vedeva che non era brillantissimo come nelle precedenti occasioni. De Zerbi a fine gara ha parlato anche di stanchezza dei giocatori, e probabilmente ci sta. No, però anche quando lo dicevo, quando era al telefono il direttore generale, insomma, parlavo di Foggia, insomma, ha fatto un passettino indietro, effettivamente lo è stato palese, no, che era cosa, meno brillante rispetto alle altre. Il mister De Zerbi, chi si difende, il Cosenza si difende, è chiaro che è agevolato da questo giro palla lento, no? Sì, allora un paio di, fammi riordinare un po', un paio di osservazioni. Allora, uno, il mister ieri ha fatto proprio lui complimenti al Roselli per il modo in cui comunque hanno interpretato la partita. Vabbè, dal punto di vista difensivo comunque sono stati bravi. E dall'altro bisogna dire una cosa: quando trovi di sicuro, quando trovi una squadra che ti ingolfa gli spazi, diventa difficile anche muoverti, nel senso che quando hai tanti giocatori lì davanti e lo spazio è ristretto, avere tanti giocatori davanti diventa uno svantaggio. Lo so, ma te lo cerchi con quel tipo di gioco? No. Cioè, lo vuoi tu, però, che fai questo frasetto, tu, dico tu, allenatore, che scegli questo... No, Daniele, aspetta, però c'è un discorso. Ci sono molte squadre, o quasi tutte, il 90%, hanno interpretato la partita così. Però il Cosenza lo ha fatto bene. Le altre squadre ci hanno rimesso la pelle a giocare in quel modo con il Foggia. Per tornare a quello... che diceva lui prima, però Daniele non è pienamente così, secondo me, perché è vero, tu hai detto il Cosenza ha gestito bene, ma no, difeso bene, sono due concetti diversi, cioè difeso, voglio dire, bene. Anche a Lecce secondo me il cliché della partita non è stato così tanto diverso da quello di Cosenza, cioè nel senso Lecce, tu hai continuato quando abbiamo perso 3-0, no, penso. Non sono con, cioè non sono, io vedo un Foggia che ha tenuto palla per un sacco di tempo e veniva puntualmente infilato in di rimessa. No, non sono d'accordo, perché il Lecce dal punto di vista atletico ci ha sbranato, ci ha letteralmente sbranato. Sono d'accordo, sì, con lui. Il Cosenza è chiaro che probabilmente anche ieri hai pagato pegno fisicamente, però a Lecce secondo me non è stato così tanto diverso da ieri. Possiamo parlare del Foggia? Sì, stanno già parlando. Stanno un po'... infilati. No, allora, io se dovessi tifare una squadra che va ai playoff, tiferei per il Cosenza. Perché una squadra che sta all'ultima spiaggia e decide di chiudersi e non fare un'azione di contropiede, non è mai arrivata in porto. Queste sono, io non so i complimenti che ha fatto De Zerbi a Roselli, se erano veri o erano...
più o meno. I complimenti non erano una dire, partita. Una squadra, io se fossi un tifoso del Cosenza, se fossi un tifoso del Cosenza, ma dove andiamo con i playoff? Loro erano obbligati a vincere. Loro sì, con il pareggio erano fuori. Parlare anche della consistenza di organico del Cosenza, che sta lì, ma è... Ma sta lì da sempre, molto meno come organico di gran lunga inferiore a tutte le altre poi, squadre. Il Foggia, una squadra che si difende bene, ha preso 11 calcio d'angolo, penso a zero. Penso che non, il Cosenza non ha battuto un calcio d'angolo. Siccome il Foggia questo problema atavico ce l'ha dall'anno scorso, da quando sei De Zerbi, che non riusciamo a sfruttare i corner, mai. Beh, l'anno scorso qualcuno l'abbiamo scorso, quest'anno anche i calci da fermo, questo è il campionato del Foggia, i calci da fermo l'anno scorso ci hanno dato molto di più, i gol di Gigliotti ci mancano una capacità realizzativa di Sarno che era molto superiore rispetto anche a quello di quest'anno, che tu avevi comprato perché aveva noi siamo ieri ti stiri dalla distanza, non ce ne sono benissimo stati perché noi siamo vittime del nostro gioco. Quando Angelo, voi parlate di Agnelli che ha sbagliato il gol, ma quando Angelo arriva davanti alla porta e arriva invece di tirare e crea ancora il passaggio, vuol dire ma lo stesso Iemmello in occasione del passaggio a Agnelli che poi ha sbagliato, a mio avviso già avrebbe potuto quindi siamo, dobbiamo arrivare con la palla con e allora tu triangoli. Sei per io sono che no, la, per il sondaggio per il sondaggio io dico che sono perché la partita si è risolta con il rigore, poi se è dubbio non è dubbio, non sono d'accordo sul fatto che squadra poco come no. Cioè, è una partita di concretezza o l'ennesimo sì, rigore. Ma è una partita da 0-0, insomma, voglio dire, è una partita che poteva finire 0-0 tranquillamente con però qualche rimpiato da parte del Foggia. Posso dire una cosa velocemente, no, perché sennò sembra che io faccio il tifo per Coselli. Attenzione. Allora, no, il discorso è questo. Conosciamo il tuo credo calcistico. Il discorso è questo. Loro hanno cercato i primi 10 minuti, poi una partita è fatta di tante piccole fasi. I primi 10 minuti loro hanno cercato di fare una partita di attesa e pungere in ripartenza. Un paio di volte c'erano anche riusciti. E con anche con Cavallaro che ha sciupato un'occasione, insomma. Allora, come diceva Alberto, Michale ieri poteva andare tranquillamente al bar. Potevo stare io, mi dispiace. Perché nello specchio della porta è arrivato un tiro in porta. Poco e nulla. Esatto. Una squadra che deve vincere. Sì, cioè, se vai ai playoff, però, Alberto, tu devi vincere. Dico una cosa. Se vai ai playoff devi vincere. Non quel non puoi... tipo di gioco il mister che allena in Cosenza non ce l'ha, non ce l'ha lui dentro. E non ha neanche i calciatori poi per poter la qualità dell'organico. Uno è chiaro che se ha di fronte una squadra che sa che è più forte, io con le mie armi. Benevento non è andato molto diverso da ieri. No. Cosenza Benevento non è stata molto diversa. No, ma Antonio, io quando in altre occasioni che mi è capitato di venire qui in trasmissione, io ho detto: capita anche ai grandissimi club di giocare, di fare delle partite di quel tipo. Ieri, oggi uno prende il giornale. E si parla della Roma, ok? Però nessuno parla della partita che ho fatto in Napoli, certo. Che per me il Napoli sul ha fatto possesso palla è stata una partita se poi non riesce a concretizzare lì davanti purtroppo e c'hai Wayne che ha fatto 30 gol, insomma. Oggi parliamo tutti della Roma, cioè poi il calcio purtroppo è dominante il risultato, però se uno legge il giornale, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, qualunque giornale tu compri, oggi si parla solo della Roma, della partita che ha fatto il Napoli, a Roma, con la Roma che arriva, un solo risultato, come diceva Alberto, che vale per il Cosenza, che doveva fare, la Roma ci ha provato, a un certo punto la superiorità nel palleggio del Napoli ha costretto a fare un altro tipo di partita, era evidente la Roma la superiorità del palleggio. Si è messa lì ad attendere, ad aspettare, sto parlando della Roma, cioè la Roma non è che non ha i giocatori per fare un altro tipo di calcio. Certo, e Spalletti non è che non è che non è capace di metterlo in atto. Esatto. Sì, però, questo il... però io volevo allora noi più volte abbiamo detto anche in questa trasmissione che il calcio organizzato non è soltanto quello che ha come scopo e obiettivo di imporre il proprio gioco per 90 minuti. Il calcio organizzato è anche quello che è capace di difendere in un certo modo, per esempio per me la Juve a Monaco, e non voglio aprire qui discorsi, per 60 minuti, 65 minuti, è stato perfetto, ma non ha difeso come ha difeso il Cosenza. Cosenza per me ha difeso discretamente bene in relazione all'organico, come diceva Lello, che ha. Però se guardiamo non il risultato come dicevi tu, perché non ci deve ingannare il risultato,
noi abbiamo avuto una serie di situazioni favorevoli durante, almeno fino al rigore del Cosenza. Non voglio parlare poi della questione, cioè, come dice Alberto, è una squadra rinunciataria che non ha difeso alto, non ha difeso con un pressing, ha soltanto cercato di fare volume nella propria area di rigore, togliendo gamba, corsa ad alcuni giocatori del Foggia, che sappiamo tutti quanti sono bravi quando partono da lontano. Se, come dici tu, Mazza, Sarno li metti lì, naturalmente diventa un gioco un po' stucchevole e torniamo alle problematiche. Però poi tu hai introdotto invece un discorso secondo me importante, Lello. Le 5 vittorie del Foggia non sono frutto soltanto di una condizione fisica migliore della squadra in quest'ultimo mese, perché non dobbiamo dimenticarci che, al di là del fatto che a me piace o meno il calcio, la difesa a 3, a 4, cioè, poi bisogna guardare anche all'organico che tu hai e mettere i giocatori in condizioni di rendere al meglio. Quando abbiamo giocato a 4 noi, e l'abbiamo giocato per quasi tutto il campionato, la squadra ci sembrava, in quei momenti in cui non riuscivi ad imporre il gioco, troppo fragile in difesa. Cioè, prendevamo dei gol a difesa, schierata, non schierata, in varie situazioni. Perché? Perché non soltanto c'era il problema di... Perché era come se fosse una difesa a due. A due, e come dice Alberto, poi diciamo in maniera... Non abbiamo dei difensori veri. Lo stesso Gigliotti è un giocatore bravo ad impostare, ma non è un giocatore bravissimo, bravissimo a difendere basso o a metterci il fisico in alcune situazioni. Quindi, secondo me, errore iniziale di Coletti a 4, ma in ogni caso la squadra non mi sembrava solida con il modulo a 4, anche perché avevi due laterali, Angelo e Di Chiara, che spingono certo, moltissimo. Certo. In più, tu per me hai una mezzala di ruolo, che infatti oggi gioca di meno, che è Gerbo. Gli altri giocatori centrocampisti che tu hai sono tutti centrocampisti che rendono di più a 4. Agnelli ha reso molto di più in un centrocampo a 4 con Padalino insieme a Quinto. Vacca è un giocatore che per me rende di più a 4. Riverola lo stesso discorso. L'unica mezzala di ruolo capace di coprire il campo in un certo modo è Gerbo, che tanto è vero che in questo modulo a 4, parlo del centrocampo, perché quando si dice noi abbiamo cambiato il modulo, il 4-2-3-1, il 3-4-3, il 4-2-3-1 è molto simile al 3-4-3, perché prevede in tutti e due i casi un centrocampo, il doppio mediano che ti dà, ma io dico come caratteristiche di giocatori, Lello, senza entrare nel merito. Chiaro che il nostro modo di giocare è quello di mettere palla per terra, di far girare la palla, quando non trovi la soluzione la ritorni indietro e poi la trovi la soluzione, e sono bravi e si esercitano a fare un certo tipo di calcio. A mio parere il problema di quest'anno, anche con questo modulo, perché secondo me ne hai risolti qualcuno con questo modulo, la squadra mi è sembrata più solida. Angelo, per esempio, con questo modulo mette più in atto le sue caratteristiche, le sue qualità, e nasconde dei suoi problemi quando è in fase difensiva. Vacca ha funzionato molto di più con questo modulo, sembra più equilibrato. Dichiara la stessa cosa. Il problema rimane sempre, a mio parere, dei due esterni di attacco, che ce lo siamo detti l'altra volta. Lui continua a cambiare, Chiricò, Floriano, Mazza, Sarno, Arcidiacono. Con questo modulo, come diceva lui prima, tu tendi ad avvicinare, con il 3-4-3, ad avvicinare i due giocatori quasi in un 3-4-2-1, si ingolfa, cioè, ancora si ingolfa di più la situazione, sì. Però secondo me non ha mai trovato la soluzione giusta, perché Floriano però ha avuto si golfa di più, però Angelo e Di Chiara arrivano molto di più. Però lascia più campo ad Angelo e Di Chiara, esattamente. Cioè, è funzionale. Quindi, a questa cosa. È funzionale, e poi cercano palla molto tra le linee, e in quello sia Sanz sia Sainz Mazza. Però che... fate mente locale, spesso queste partite le risolvi, come è successo anche con l'Acragas, con o calci di punizione o calci dalla distanza, quello che è mancato
domenica al Foggia, ad esempio Sainz Mazza, che negli ultimi tempi sembrava più brillante, è apparso un po' più sottotono. Ma tu hai e forse hanno mancato i suoi spunti e i suoi tiri. Ma tu hai detto bene anche con la, noi la partita con il Cosenza è un po' la prosecuzione naturale di quella con l'Agragas, certo. Dov'è noi da quando dalla mezz'ora del primo tempo in poi con l'Agragas siamo sembrati meno brillanti per tutta una serie di questioni oggettive, la doppia però, finale con la Cittadella, venivamo da ravvicinati da, sì. E credo che anche la partita, anche Cosenza, secondo me abbiamo espresso in generale un calcio migliore il primo tempo. Il secondo tempo, anche se abbiamo avuto delle occasioni, perché quella che dice Alberto di Angelo che davanti alla porta invece di tirare ha messo un altro pallone al cerchio, ci sono state varie situazioni obiettive, occasioni da gol, però secondo me eravamo meno brillanti in queste due partite oggettivamente, e ritorniamo sempre allo stesso discorso: quando siamo meno brillanti facciamo fatica a trovare la giocata di quando manca Iemmello in un certo modo, di quei due laterali di attacco che molte volte non trovano la giocata che ti risolve la partita anche quando probabilmente non sei brillantissimo. Questo è il problema. È il limite di questo tipo di gioco, certo. Che Benevento e Lecce non hanno, perché lì possono essere anche sottotono, alla fine la giocata, cioè non ha bisogno della coralità di tutta la squadra per poter arrivare poi a certi... Non sono d'accordo. No. No, non sono d'accordo, perché non dipende dal gioco in sé per sé. Perché ti assicuro che a un allenatore non può piacere fare 30 passaggi e non tirare mai in porta. Non può scendere in campo De Zerbi, certo, per risolvere quelle partite. Come diceva Alberto, però non ci si può neanche lamentare che mettono i pullman poi gli avversari davanti alla porta, perché è il tuo gioco che li porta ad arretrare gli avversari e a rendere asfittica poi la parte difensiva. Sì, ma permetti, al di là di quello che riesce a fare sugli esterni con gli ingressi di Angelo piuttosto che di Chia, ma centralmente quante volte il Foggia riesce ad arrivare in aria? Pochissime volte centralmente, perché ormai tutti hanno imparato a conoscerlo, no, a meno che non fai con ieri, molta velocità il passeggio stretto. Ieri non sono d'accordo con dei voti, ho trovato dei voti molto alti individualmente sui giocatori, non è una cosa che mi trova d'accordo. Ieri è mancato il movimento, ho avuto già modo altre volte di parlarne anche con Alberto, è mancato il movimento da parte dei giocatori senza palla. Certo. E poi anche una certa, un'altra parola che piace assai a Alberto, la praticità, che è mancata anche quella, e quella non te la dà l'allenatore. Non so se mi sono spiegato. È una cosa che dipende dai giocatori, che devono capire che l'allenatore ti dà gli strumenti per vincere le partite. Però due giornate dalla fine del campionato, di due campionati, continua a essere questo il limite di questa squadra. Naturalmente stiamo sempre parlando della squadra che ha fatto più gol voglio dire anche un'altra cosa. Ieri, questo è assurdo, è che il guai è che ne fa troppi in una singola partita e poi non se li conserva in altre partite. Ma io sono d'accordo con quello che dice lui, perché io proprio questo dicevo, cioè io non penso che il gioco di De Zerbi è finalizzato ad uno stucchevole giratore. Certo, a un certo punto ci deve essere. Il gioco di De Zerbi deve trovare invece, secondo me, gli esterni, ed ecco perché continuo a parlare di esterni, che poi accelerano all'improvviso. L'accelerazione improvvisa non puoi farlo soltanto sugli esterni. Ragazzi, ma se il Cosenza aveva 8-9 giocatori dietro la linea del pallone negli ultimi 20 metri di campo, di che cosa stiamo parlando? È chiaro che abbiamo ragione tutti, cioè nel senso... No, difendevano con 6 uomini, cioè loro per coprire l'ampiezza del campo... Permettimi, Lelo, scusami se rubo un secondo la parola a Antonio. A me non è piaciuto il modo in cui si è difeso. Lo ha fatto bene, ma è difficile difenderti nella tua area di rigore, perché diventa difficile perché la maggior parte delle volte poi chi ha il pallone fino alla fine riesce a trovare il pertugio giusto. Secondo me Daniele è semplicissimo, è l'effetto collaterale del fatto che tu sei oggettivamente più forte dell'avversario,
che l'avversario ti conosce, sì, che la partita si è messa esattamente come voleva l'avversario, certo, e di conseguenza diventa tutto più difficile. Poi, come diceva Lello, o trovi la giocata oppure diventa sì, complicato. Credo che sia un rischio che non si può esaltare Roselli, no, che, perché io Alberto, no, il punto è un vabbè, altro. Questa è una frase voglio dire, se tu la fai a Natale, io ho capito quello che tu se tu la fai a Natale questa partita ci può stare, dice, sai, in questo momento Alberto, però io allenatore vado nello spogliatoio e dico, ragazzi, oggi è la partita che dobbiamo vincere. Non so come l'hanno vinta per l'episodio. Ma loro non hanno il materiale umano che hai tu a disposizione. È una squadra che sta sempre lì, è stata sempre in playoff. Sarà costata credo un quarto di quella che è costato. Allora stiamo dicendo che il Foggia ha buttato probabilmente un campionato in un... Parliamo di un Benevento favorito, comunque, che c'ha qualcosa in più per... Alberto, tu hai ragione, ma Ranieri sta vincendo il campionato in Inghilterra. Sì, ma sta mettendo il cuore. Sta mettendo il cuore. Ma probabilmente ce lo mette. Noi ci rimettiamo il fegato. Allora, dobbiamo accelerare assolutamente. Corriere di Zafò. Subito, e poi l'ultima storia, perché siamo arrivati alla fine e non me ne sono neanche accorto. Mi dispiace, scusa, perdonateci per questo titolo. Forza Benevento, però credo che sia inevitabile a questo punto per i foggiani fare il titolo. Ma io ti dirò, mi dispiace. Sperando che vinca proprio. Mi dispiace dirlo, ma io preferisco arrivare terzo, ma non ti farò mai Benevento. È un mio modo di vedere. Fai quello che vuoi. Mi discosto. Oltre al pagellone, super pagellone, vediamo anche i voti dei giornalisti. Della Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Gazzetta del Mezzogiorno, in testa anche qui Vacca 666, a differenza dei tifosi la stampa mette Sarlo a pari merito con Vacca 6,66, il voto più basso naturalmente per Iemmello 5, ma sappiamo bene la rivalità che c'è tra Cosenza e Catanzaro. E questi sono giornalisti di Cosenza. Questo poi è un altro argomento che adesso non abbiamo il tempo di tirare però fuori, ma quando vai a istigare, quando vai a provocare, poi aspettati sempre che prima o poi o sei sempre bravo a vincere e quindi puoi continuare a provocare, o se no devi subire quello che accade a Benevento, quello che accade a Cosenza, quello che accade in altre circostanze. Lo diciamo che adesso giocheremmo con la Maceratese, mi sembra. Allora, è vediamo vero? La griglia. Allora, no, detto un'altra cosa. Ultima fascia pubblicitaria. Scarano, ma lei qui non fa parlare nessuno. Eccola, scusa. No, con calma. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza. Auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Villa Reale Ricevimenti, con l'incantevole gazebo, gli ampi giardini arricchiti da giochi d'acqua e fantastici effetti scenici, vi aspetta a Foggia in tratturo Camporeale al chilometro 1,100. www.villarealericevimenti.it. Villa Reale, matrimoni oltre ogni immaginazione. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gizzi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali,
Metaservice Security. Massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità. Con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Metaservice Security. Se finisse oggi il campionato, quale sarebbe la griglia playoff? Andiamola a guardare insieme, perché dal ranking che si è creato con il Lecce praticamente al primo posto di queste otto squadre, l'ultima invece è l'Alessandria, questa è la griglia. Vedrete. Lecce, Alessandria, ricordiamo che queste sono tutte sfide dirette per i quarti di finale. Poi ci sarebbe la prima partita è secca in casa della meglio classificata. 190 minuti in caso di pareggio, c'erano tempi supplementari, in caso di pareggio calci di rigore. Pordenone Casertana, Pisa Bassano e Foggia Maceratese. Ma in questo momento è meglio un Foggia Maceratese no. o un letto no. o un Foggia Alessandria? No, è meglio arrivare secondo. No, dico, ma a guardare le avversarie. Oltretutto, momento... quello che io volevo dire, che tu che sei un despota prima non me l'hai fatto dire. No, per carità. Che se il Foggia facesse 6 punti, ma non è che sto per dire la scoperta della mente, se il Foggia facesse 6 punti e il Lecce non vince a Benevento, il Foggia sarebbe la migliore matematicamente secondo. Sì. Perché la quota è sì, 65 sì. punti. Così. A differenza, cioè nel caso in cui ad esempio Pisa e Foggia arrivassero a 65 punti, varrebbe il criterio della differenza reti che è migliorato. Sì, ma il nostro girone in effetti mette nelle condizioni, ad esempio potremmo fare un 6 la Casertana con 59 arrivare punti arrivare migliore seconda significa che in tutti i casi ti giochi la Serie B o comunque le chance di superare allo il primo turno allo Zaccheria o comunque la partita decisiva di questa è di vitale importanza perché Avellino Docet. Salutiamo anche Sergio D, vuol dire qualcosa di Sergio D? Sergio D, abbigliamento da uomo a Foggia in via Barinovia, vi aspetta con nuovi arrivi primavera estate 2016. Bene, così sentiamo un po' di profumo d'estate, la clip. Allora, migliore in campo Vacca, credo. Migliore in campo sì, è Vacca, possiamo tranquillamente decretare Vacca. E vince una settimana da passare a Luimar Caffè con una colazione al giorno per due persone. Salutiamo naturalmente Luimar Caffè. In compagnia, o sbaglio? In viaggio. In compagnia un'altra persona che non deve essere per forza Alberto Mangano. Può essere anche una donna di Benevento, no, giusto? Anche, certo. E ricordiamo poi, come sempre, che è terminato Zafò, comincerà Zafò 13:30. Questa sera al mio fianco ci sarà Antonio Di Donna, pronto a rispondere alle vostre domande. In alternativa c'è, sempre chiamandolo 0881 33 0035, la possibilità di vincere un CD musicale, Foggia per sempre, realizzato da Pino Campagna con 10 canzoni dedicate alla squadra rossonera. Dovrete soltanto cercare di indovinare la foto di questa di questo calciatore che adesso vi mostriamo, l'abbiamo già mostrata la scorsa settimana ma non siete stati in grado di indovinarlo, adesso avete anche questa nuova possibilità per vincere il CD che abbiamo inquadrato poco. E allora andiamo a salutare i nostri ospiti. Allora sì, partiamo da destra questa volta. Come vuoi. Con Aristide Guarrasio. Buonasera. Grazie Aristide, tanto buonasera. Con te ci rivedremo prima della fine di questa stagione. Grazie. Antonio Di Donna. Grazie. Antonio, tu saluti momentaneamente perché fra un po' sarai con Azzafoto. Ti rifiuti. Bene. A sinistra. Che... Mentre a sinistra Armando Borrelli. Buonasera a tutti, alla prossima. Oh, la prossima finalmente torniamo di lunedì, perché dopo due puntate consecutive al martedì ritorniamo nella nostra solita collocazione del lunedì sera. Non siamo più pronti ad andare in
niente. Vabbè. Alberto Mangano. Sì, volevo solo dire, fate gli accrediti per Foggia Martina. A chi? I martinesi. Che perché insomma, e non, il tuo derby. Vabbè, questo è il tuo derby, lo ricordiamo, sì, tu purtroppo. Però dobbiamo, per te sei nato a Martina. Noi siamo di un altro livello, apriamo le porte a tutti. Salutiamo gli amici di Martina perché ci seguono, perché noi arriviamo anche a Martina. Anche se a Martina i tuoi concittadini saluti. Anche se a Martina l'anno scorso qualche cosa. Un ambiente non proprio. Ma non fa niente, noi siamo di un altro livello. Anche. Ma quello è sempre quando giochi là il ritorno fuori casa. Perché quando giochi invece prima perché in poi gara, te ne scordi, perché sono un po' bilacchioni, no? Ecco. Si comportano bene. Bilacchioni, non so se sia questo termine, bilacchioni. Non lo so. Vabbè. È latino. È latino. È onomatopeico. Andiamo avanti. È Daniele Campagnello. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, anche con Daniele ci rivedremo spesso. Intanto ci salutiamo momentaneamente qui. Spazio a Zafò 13:30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi. Il nostro numero 0881 3300 35. Su da mezzi ma. Bellissimo. Oh, beh, e allora? Chi è? Maestro. Dai, forza, a lavorare, dai. Andiamo. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia nel mio cuore. Ogni volta c'è sempre una maglia da onorare, un'emozione che si fa spazio dentro me. È una gioia rossonera in fondo al cuore, è una fede che ci fa vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere con te. Lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola ancora, ancora. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia nel mio cuore. A domenica tenga a capo il tuo pallone, allo Zaccheria siamo tanti qui per te. Una sciarpa, una bandiera, uno striscione, è una fede che ci va a vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere perché questa è una squadra da rispettare, non ti lasceremo mai, sempre accanto a te.
a vincere per noi. Du 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 du. Du 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 du. Zafò, in collaborazione con Damiano Concessionaria Pneumatici, in via Bari chilometro 3, a Foggia. Da Dario Porte Blindate, via di Salsola 28, a Foggia. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno Seconda Traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Luimar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Zafo, 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 Zafo. Zafo 13:30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa. Potete chiamarci allo 0881 3300 35. C'è già una telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Emiliano da Foggia. Password? Zafo. Zafo. Allora Emiliano, vuoi provare a indovinare il nome del calciatore o vuoi fare qualche considerazione o qualche domanda? No, volevo fare qualche considerazione, in particolare per quanto riguarda il mister, e volevo poi sentire la vostra. Perché io vedo, per carità, noi quest'anno siamo terzi in classifica a poche giornate dalla fine, vuol dire che abbiamo fatto certamente un buon campionato. Però la dose di veleno presa, nonostante tutto, è alta. Non so se siete d'accordo su questo. E quindi io credo che questo sia tutto riconducibile comunque ad un allenatore e a delle sue idee che sono certamente belle e fanno contenti tutti fin quando appunto si trova il jolly per vincere la partita. Diversamente noi abbiamo fatto un numero di pareggi e di sconfitte che per una squadra che vuole arrivare al primo posto non sono ammissibili. Ok. Sì, grazie, grazie Emiliano. Ritengo che sì. Sia tutto, insomma, rispondere al nome di Roberto De Zerbi, tutto qua volevo dire. Grazie, buonasera. Grazie a te Emiliano, ciao. Sì, beh, vabbè, lo dicevamo durante la trasmissione, i numeri sono da questo punto di vista impietosi, perché un tale numero di sconfitte di non vittorie. Tanti sono stati anche i pareggi interni. Soprattutto è una squadra poi che ha nel DNA la propensione offensiva, e lo dicono i gol. Cioè, questo è il paradosso, è che poi è la squadra che ha segnato di più, ma è quella che di quelle in testa è quella che ha vinto meno. E comunque è diffusa la sensazione che con l'organico a disposizione, Emiliano ce lo faceva notare, ma come lui la pensano in tanti, che con l'organico a disposizione, con il materiale umano a disposizione di Roberto De Zerbi, non si sia dato proprio, o meglio, non si sia ottenuto tutto quello che si poteva ottenere. Tutti gli allenatori che si incontrano, i presidenti che si incontrano, non so se lo fanno per... Continuano a dire che il Foggia è... È strano non vederlo al primo posto con l'organico e con gli investimenti che sono stati fatti. E poi naturalmente anche con il gioco che ha espresso. Diciamo però che tutte le squadre più o meno hanno avuto un momento di down. Forse quello del Foggia è stato più lungo, quello che dicevamo prima in trasmissione. È stato più lungo e anche ha avuto gli effetti più, come dire, materiali sulla classifica. Perché lo dicevamo prima, anche Lecce adesso non sta bene. E comunque con la Paganese ha vinto e magari andrà a giocarsi anche la partita a Benevento. Invece tra Messina e Andria io credo che il Foggia abbia dilapidato probabilmente tutte le sue chance di giocarsela fino in fondo. Quei sei punti in quel momento sono stati, credo proprio di sì, credo proprio di sì. Ci fermiamo per il break pubblicitario, so che c'è già un'altra telefonata, però incombe la pubblicità. La prima presenta il Fast Food, ristorante self-service 13:30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport.
E la sera, braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante Self Service 13:30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via 087, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh. Per sempre Foggia nel mio cuore. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci va a vivere. Ebbene, nello spot vi abbiamo anche chiarito che come fare per poter portare a casa il CD musicale di Pino Campagna se non riuscirete a vincerlo con il nostro quiz. Chi c'è al telefono? Pronto? Pronto? Sì? Buonasera, bello, sono Michela da Foggia. Ah, Michela da Foggia, la parola d'ordine. Safo. Safo. Allora, Michela, vuoi fare una domanda o vuoi cercare di vincere il CD di Pino Campagna? No, voglio cercare di vincere il CD. Ah, e allora secondo te chi è questo calciatore che adesso ti mostriamo di nuovo? Sì. Eccolo qui con la scritta 13:30 a macchiare il volto. Chi è? Chi è? Chi è costui? Molina, brava, brava. Ma tu sei proprio tu tifosa del Foggia o c'è qualcuno in famiglia che è tifoso e ti ha suggerito? Fidanzato. Ah, ecco, perché tu non vai allo stadio invece, no? No, io non vado allo stadio. Ho capito, ti ha delegato per telefonare e per cercare di vincere. No, non deve sindacare su come hanno vinto. Cercavo di capire qualcosa di più. Michela, lascia i tuoi dati in regia per poi ritirare a partire dalla settimana prossima il CD di Pino Campagna. Grazie. Ciao. Okay, grazie. Ciao Michela. Ciao, ciao. E allora, io credo che il tempo a nostra disposizione sia ormai terminato. È tardi, anche perché c'è Salustri che ci aspetta. E quindi, Antonio, ti volevo ringraziare. Naturalmente avremo modo di rivederci qui nei nostri studi nelle prossime settimane. Per quanto ti riguarda, c'è l'ultima telecronaca della stagione regolare. Sì, con Martina. Sabato con Martina su Sport Tube, naturalmente. Sport. Ricordatevi di registrarvi, chi non l'ha fatto, quei pochi... Se noi siamo seguiti da milioni e milioni di persone, però ricordatevi che da qualche settimana serve la registrazione è assolutamente gratuita e vi dà la possibilità di guardare la partita come avete sempre fatto nel corso di queste settimane. Naturalmente ti auguriamo di farne almeno altre 5, credo. Sì, vero? Sì, altre sì. 5. No, no, la sarebbe metà, uno, la metà, due, perché tu tre, solo quattro, quelle in quattro, casa. Quattro. Ricordiamo pure che c'è l'ultima puntata di Terzo Tempo. Ecco, quello volevo dire. Realizzato con la redazione di Foggia Città Aperta. Che però si può vedere anche su Teledauna. Bene, grazie Antonio Di Donna, grazie a voi per averci seguito. Noi torneremo regolarmente lunedì sera della prossima settimana e credo che saremo già a maggio, il mese delle rose. Buona settimana, un momento di poesia. Arrivederci, Zafo. Zafo.